Oggi siamo venuti a fare un trek Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, siamo sopra Premilcuore e andremo al bivacco del Sassello, che a detta di molti è uno tra i bivacchi più belli di tutto il parco. Inizialmente avevo pensato di andare sull'Appennino Emiliano, zona Corno di Scale, ma siccome il tempo non era dei migliori ho preferito rimanere qui in zona. E stamattina risaliremo tutta la Valle della Poderina, che è una vecchia valle che era molto abitata fino agli anni 60 ed è tutto fuori da segnavia CAI, quindi se venite qua dovete conoscere abbastanza bene la zona. Siamo arrivati prima della Poderina a una provvidenziale fonte che, nonostante la stagione, seppur poco, però ci fa molto comodo. Siamo alle case nuove della Poderina, adesso ormai è tutto avvolto, però questa era certamente una delle case più grandi di tutta la vallata, assieme alla casa del Frassine che vedremo dopo. Siamo a Cippo di Valdonetto. Là dietro ci sono il Falco e il Falterona, che però purtroppo non si vedono. Simpatiche mucche, direi che se la passano abbastanza bene qua, dai. Nuvole pittoresche oggi. Siamo arrivati, il Sassello è qui sopra, adesso mangiamo. Bivacco del Sassello, adesso abbiamo mangiato e sta cominciando un po' a piovere, adesso ne approfittiamo, stiamo un po' qui, poi vediamo se migliora. Allora, qua giù c'è la casa del Frassine, qua ci sono anche le mucche al pascolo, è una casa gigante, probabilmente era la casa padronale. Un altro giro sotto c'è una bella cascata e si costeggia il torrente, poi si risale dall'altro versante, però oggi ne faremo a meno, anche perché tra andare giù, salire, poi non è una gran portata la cascata, farsi questi 100 metri di dislivello ce li risparmiamo. Un saluto ai tre cabestia. Lassù ci sono il Falco, il Falterona. Adesso siamo un po' aperto a discapito delle previsioni meteo.
siamo quasi 1000 metri di altezza. Adesso andiamo avanti sulla forestale, poi tra un po' abbandoneremo lo stradello, che è anche un sentiero CAI, e faremo un taglio che è segnato sulle cartine ma non è segnato al CAI. L'ho già fatto un'altra volta e così ci permette di risparmiare un po' qualche chilometro. Di confine del demanio forestale. Il rudere delle concolle, adesso rispetto a quando sono venuto quest'inverno, adesso ovviamente è avvolto dagli alberi, dai rovi. Questo è un altro edificio che serviva probabilmente come ricovero, come stalla per gli animali. Mai non c'è più nulla, però agli angoli si è conservata ancora discretamente. Siamo arrivati all'ultimo dei ruderi di questo giro, a casa di Frassinetto, dove sinceramente non ero ancora stato, anche se era molto vicino, perché le altre volte i giri che facevo non passavano di qui, ed è veramente veramente grande.